Eccoci con Monica Farinelli da Milano. Ciao Nicolò, sì. Buongiorno Monica, grazie per la Buongiorno. disponibilità, per aver ceduto, diciamo, a questa proposta di vederci online. So che non eri molto ben disposta, però secondo me per parlare oggi di questo libro di Recalcati, La pratica del colloquio clinico, una prospettiva lacaniana, che raccoglie soprattutto le lezioni Urbinati, secondo me, tu eri una delle persone più adatte per fare questo passaggio in questo testo. Secondo te ho ragione? Ma guarda, Nicolò, assolutamente hai ragione e permettimi di cominciare ringraziandoti. Ho due ringraziamenti da farti particolari, diciamo. Il primo riguarda questo grande sforzo, questo lavoro che tu hai fatto rispetto alla scelta e alla combinazione tra uno di noi e un libro. È un lavoro, È stato uno sforzo perché è proprio. Io almeno ci ho visto e ci ho sentito, e poi ti mostrerò anche perché attraverso il secondo ringraziamento, proprio un lavoro di combinazione, che non è scontato. Sì, però in realtà non hai studiato, perché, cioè nel senso che nella mia mente, man mano che portiamo avanti, diciamo, queste interviste, ci sono i libri, la combinazione avviene spontaneamente. Sì, però è incredibile perché. Per dire, e qui arrivo al secondo ringraziamento, questa combinazione ha prodotto un risveglio del mio inconscio. Per cui cos'è successo? Che proprio questa notte il tuo Ah! invito ha fatto sì che io tornassi a Urbino e rincontrassi tutti i miei amici dell'università. Hai visto? Ho detto incredibile, questo bisogna assolutamente che lo dico a Nicolò perché è un evento, no? È un evento. Io lo vedo come un dono, cioè hai permesso al mio mondo universitario, ai miei amici, ai miei affetti, ai miei legami di tornare a Vedi trovarmi. che avevo proprio ragione a forzarti a dire facciamola questa intervista. Sì, ma tu lo sai che la mia indisponibilità non era tanto a parlare del testo, ma quanto, diciamo, la dimensione del video, che non è propriamente la mia condizione Video favorente. non è importante, in questo momento è una chiacchierata che stiamo registrando e poi condividiamo online con le persone che saranno interessate a queste telemachie. E io ho pensato a te perché, come altre persone della nostra comunità analitica, tu fai parte delle persone a cui Recalcati ha dedicato questo testo e dice: a tutti i miei allievi di Urbino e alle loro vite, a quelli che non ho più visto ma mi hanno portato con loro e a quelli che sono restati al mio fianco. Ecco, tu sei. Io sono una di quelle che è rimasta al suo fianco, diciamo, strappata ad un altro destino. Allora, per parlare di questo libro, io assolutamente devo fare un pregresso. Questa è bellissima, strappata Come a un altro destino, la prenderò in prestito questa frase, bellissima. No, ma è così. Cioè, io la sento così. Quello tra me e Recalcati è stato un incontro nel vero senso del termine. Cioè nel senso della psiche, cioè qualcosa che è in grado di cambiare le sorti di una vita. È stato capace di cambiare il mio destino. E, allora, faccio questa premessa perché è fondamentale rispetto a poi la questione del mio rapporto con questo libro, che amo profondamente e che mi riguarda per tanti motivi. Allora, il mio incontro con Recalcati avviene nel 2000, quindi alla fine del suo periodo Urbinate. È l'ultimo semestre, sarà l'ultimo semestre del suo insegnamento. Io ero una giovane allieva di poco più di 20 anni, arrivata all'ultimo anno di università, ma con un piccolo, diciamo, con un piccolo neo, cioè io avevo scelto di fare psicologia sulla scorta di un grande entusiasmo ed aspettandomi, avendo grandi aspettative rispetto alla psicologia, seppure non sapevo bene che cosa stavo cercando, lo capirò molto dopo, diciamo. Però durante il biennio in psicologia, diciamo, incontro una grande delusione. Cioè niente del biennio in psicologia mi aveva acceso, niente di ciò che andavo cercando e di cui non sapevo niente. Niente di ciò che andavo cercando
l'avevo incontrato. Il libro più vicino alla psicoanalisi che incontrai in quel biennio è stato un libro di Foucault, La nascita della crisi. Ah sì, anch'io l'avevo, a psicologia dinamica l'avevamo fatto. Esattamente. Era storia della follia e nascita della crisi, che erano tra i due testi degli 8 libroni che c'erano per quell'esame. Esattamente, ma al di là di questo, Freud, Lacan, Dion, Winnicott, buio totale. Per cui, sulla scorta, diciamo, di questa delusione, all'epoca seguì, diciamo, questa delusione iscrivendomi poi nella magistrale a psicologia del lavoro. Ah, quindi tu hai incontrato Recalcati quando Recalcati faceva, nell'ultimo periodo, psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni. Esattamente. Ho seguito anch'io quel corso lì. Quel corso lì l'avevo seguito anch'io, me lo ricordo. Sì, è stato particolare perché, come ti dicevo, io arrivavo da una grande delusione, quindi ero un'allieva molto arrabbiata sostanzialmente. E lui, diciamo, si è presentato in quel corso nella sua modalità, come solo lui sa fare, secondo me. Dicendo che nei fatti non sapeva niente di ciò che gli avevano chiesto di insegnare, di conseguenza lui si sarebbe impegnato a parlarci e a raccontarci nel modo più semplice possibile quello che lui sapeva e quello che lo interessava e quello che l'appassionava, e chiedeva a noi la cortesia, diciamo, la disponibilità ad ascoltare e a cercare di seguirlo. Quindi io incontro Recalcati in questo frangente. Sono quasi una psicologa del lavoro, nel senso che mi mancava... Ma tu non avevi conosciuto ancora prima Recalcati quando faceva le lezioni lì alla... la campagna del Collegio Lavera. No, non l'avevo incontrato ed ero, diciamo, l'ho incontrato solo lì. Quindi questo incontro... Ma che già lì, quando finiva le lezioni, poi faceva il seminario sul seminario 20 di Lacan, sull'ancora. Io ancora le copie fotocopiate del seminario e poi gli appunti. Cioè. Adesso è il testo del seminario 20, ma quelle dispense lì sono imprescindibili. Stanno lì in una parte della mia libreria ben conservate. E finalmente, quindi, all'ultimo anno ho incontrato qualcosa che è stato capace di toccare il mio desiderio, ho capito a quel punto cosa cercavo senza sapere cosa fosse, e questo ha fatto sì che, nonostante io fossi, poi sono diventata una laureata in psicologia del lavoro, scelsi di deviare il mio destino e fare un tirocinio clinico all'ABA, un esame di stato in clinica, una scuola di specialità poi in psicoterapia analitica, eccetera, eccetera, eccetera. Quando dico che il mio incontro con Recalcati è stato capace di deviare il corso... Quando ti dicevo, secondo me, guarda, tu sei la persona più adatta per parlare di questo testo, e ho pienamente ragione di questo, perché oggi tu all'IRPA insegni proprio questa materia qui, insegni psicodiagnostica, diagnosi, costruzione di progetto terapeutico, direzione della cura, cioè praticamente questo testo... Sì, assolutamente. Questo, diciamo, è diventato, infatti, l'altro motivo per cui questo testo mi riguarda profondamente è che è esattamente, diciamo, ciò che io insegno, quindi è ciò che mi interessa, nei fatti. Contiene al suo interno l'oggetto stesso del mio interesse, che deriva da lì. Forse è giusto per ricordare un po' come è composto il testo, sì. Questo testo raccoglie le lezioni Urbinati del primo anno che Recalcati fece a Urbino, e poi è corredato da un altro capitolo, sempre pubblicato intorno agli anni 2000, sul libro La cura e la parola, dove Recalcati fa una mappatura, diciamo, sulle varie pratiche cliniche del colloquio, non solo quella psicanalitica, e poi c'è un ultimo capitolo sulla costruzione del caso clinico, che tra l'altro è incluso in un libro che tu hai curato sulla costruzione del caso clinico nella collana dell'IRFA. Cioè, quindi... Ecco il terzo motivo per cui mi riguarda questo libro. Cioè, questo libro mi riguarda, da un lato, perché contiene un testo che è anche dentro a un mio testo, un testo che io ho curato e che ho fortemente voluto per gli allievi dell'IRPA, che è come si costruisce un caso clinico.
nella pratica della psicoanalisi. Poi lo indicheremo nella descrizione dell'incontro su YouTube, su Facebook, lo metteremo anche il link su quel testo lì, che è importantissimo. Sì, è un testo piccolo, ma è una guida. È un testo fondamentale per gli allievi dell'IRPA, perché come tu ben sai, gli allievi dell'IRPA sono chiamati a delle prove nell'arco dei 4 anni, una di queste è proprio quella della presentazione di un caso clinico in aula. Quindi è qualcosa che è stato fatto appositamente per permettere loro, diciamo, di sostenere la prova e dare il senso di che cosa voglia dire costruire un caso clinico in psicoanalisi, cosa vuol dire passare dal patema del paziente al matema del paziente. Quindi dare una costruzione logica a quello che ci arriva come un pathos, appunto, quindi come un affetto tendenzialmente, una sofferenza, come costruire la logica del caso. E quindi questo è, diciamo, uno dei motivi per cui mi riguarda questo testo. Cioè c'è dentro un pezzo di un testo che io ho curato e che ho voluto e che insieme abbiamo costruito, diciamo, dove compari anche tu, c'è anche un tuo pezzo all'interno di questo testo. Sono onorato di far parte di quel gruppo di persone che hanno scritto in quel testo. È un testo, effettivamente il ritorno che ho avuto è che è stato un testo molto importante per gli allievi, ma non solo, anche per dei colleghi, è arrivato, diciamo, forte. Quindi l'altro motivo è che contiene il mio oggetto di interesse, nel senso ciò che insegno, diagnosi differenziale. E il terzo motivo, come ti dicevo, è questa dimensione, diciamo, dell'incontro con Recalcati, ma rispetto al quale, diciamo, la prima volta che ho letto questo libro, ti voglio regalare un po' il sapore che mi è arrivato quando ho letto per la prima volta questo libro, il sapore che ho avuto in bocca, ed è stato come quando un bambino conosce un pezzo di storia che lo ha preceduto, un pezzo della sua storia che precedeva la sua nascita, che riguardava magari i suoi genitori, eccetera, eccetera, quindi da dove arrivava in qualche modo. Ecco, io quando ho letto questo libro, essendo che in quelle lezioni, come dicevo, non c'ero, ho sentito in qualche modo che quelle lezioni mi riguardavano assolutamente. No, tu sicuramente avevi già letto le fotocopie. Che in tutti no, gli anni. No, non ho mai avuto accesso a quel tipo di dispense, mai. Io ce le ho, cioè sono... Tra l'altro ci sono anche dei pezzi che poi Recalcati, qualche pezzettino l'ho tolto, quindi potremmo fare tipo i ritagli, ciò che i resti che non sono inclusi. I resti. Perché quelle fotocopie passano di mano in mano, tra l'altro io ho riscontrato tra allievi che hanno conosciuto Recalcati e Urbino e poi sono sparsi un po' in tutta Italia e quindi ci sono queste fotocopie che girano in diversi posti di Italia. Cioè, se uno dovesse veramente raccontare tutti gli allievi che poi alla fine, passando da Urbino, perché in quegli anni lì, alla fine degli anni 90, molti del centro-sud approdavano poi Urbino, poi sono ritornati nelle loro regioni di provenienza portandosi quelle fotocopie, quindi poi le hanno sparse. Sì, ma questa, diciamo, è stata la grandezza di quegli anni, cioè la sua parola è stata capace di, mi verrebbe da dire, animare, nel mio caso rianimare, un'intera generazione di psicologi. Cioè, ripeto, all'università la psicoanalisi arrivava attraverso Foucault, cioè, la cosa più vicina alla psicoanalisi era Foucault. Per carità, tanto di cappello a Foucault, nel senso che a me quei libri sono molto piaciuti, li ho amati particolarmente, ma c'era sì la storia, diciamo, della psicoanalisi, eccetera, ma non c'era quel quid, mancava quel quid. Ecco, quel quid è stato Recalcati. Quel quid in cui questa parola incarnata, non soltanto incarnata nella sua persona in quanto voce, ma incarnata nel senso che quella parola era una parola che testimoniava costantemente dell'intreccio necessario e fondamentale tra teoria e clinica. Non c'è una sola pagina di tutto il libro che non contenga o un caso clinico
o un esempio clinico o una citazione di un detto di un paziente, non c'è una pagina che sia evulsa, diciamo, dalla clinica. È un questo è formidabile perché offre la possibilità di vedere recalcati prima ancora che avesse 40 anni, vedere la grande preparazione, il grande rigore e il talento clinico. Cioè del saper ricondurre dei concetti molto complessi, molto strutturati, potremmo dire, al momento vivente dell'incontro col paziente. Ricordo anch'io che la capacità di recalcati, di illuminare la teoria attraverso la clinica e di illuminare l'incontro con la clinica attraverso la teoria, quella è una dote di recalcati. Cioè, adesso, come dire, recalcati è famosissimo, ma chi ha conosciuto recalcati più di 20 anni fa sa che recalcalcati era già recalcati veramente tanti anni fa. Cioè, adesso tutti se ne accorgono, ma era già recalcati ed è incredibile in questo testo. Tra l'altro anche lo stesso recalcati ricorda come in Nuce ci sono alcuni concetti che poi lui avrebbe sviluppato nel corso degli anni a venire, come ad esempio l'evaporazione del padre. Cioè, ci sono tante questioni già intrise. Ma guarda, la mia lettura di questo testo mi ha portato a pensare che in realtà questo è come se fosse la bozza, il canovaccio dell'elaborazione recalcatiana successiva. C'è dentro tutto, tutto quello, tutti i temi che poi lui ha toccato nei due lacanoni, in tutti i libri che ha costruito a seguito, è tutto contenuto, diciamo, parcellizzato chiaramente in una bozza, in un canovaccio appunto, ma qui dentro c'è già tutto. Sì. È proprio come se in quegli anni lui avesse definito la sua traiettoria. Certo, lo diciamo adesso in apertù, no? Come perché secondo l'unico me modo per la farlo. Generosità di recalcati sta nel riconoscere l'importanza non solo che lui ha avuto per un'intera generazione di allievi che lo hanno conosciuto, perché alla fine lui lì a Urbino ha insegnato per 3 anni. Ma se andiamo a vedere in proporzione la quantità di allievi che ha diciamo, generato lì, è incredibile. Però allo stesso tempo lui è capace di trasmettere nelle pagine iniziali, è quasi commovente, di quanto sia stato per lui importante l'incontro con gli allievi. Sì. E quindi per recalcati, come dire, la sua elaborazione teorica è sempre frutto dell'incontro con un pubblico, con delle persone che si sintonizzano con quella che lui ha chiamato una volta la sua urgenza. Quindi i testi recalcati sono non solo frutto di uno studio solitario, ma il frutto di un incontro con delle persone a cui lui vuole trasmettere qualcosa che per lui è fondamentale. E se guardiamo queste pagine e pensiamo a quei momenti lì di 20 anni fa, è evidente. Era quella vibrazione che ancora adesso diventa per... Sì, ancora proprio attiva in ognuno di noi. Guarda, rispetto a questa dimensione che tu citi dell'urgenza, proprio ultimamente, in onore, diciamo, del convegno e del libro che uscirà dedicato alla sua opera, ho scritto un articolo in cui... Quello che sta curando Natascia Ranieri. Esattamente, quello che sta curando Natascia Ranieri, I destini del desiderio. E nei fatti uno dei tratti che mi sono trovata a scrivere e a riconoscere è stato proprio, diciamo, una sorta di differenza nella dimensione sintomatica col TH tra recalcati e Joyce, per esempio. Cioè Lacan, c'è un punto in cui nel seminario 23 Lacan dice la questione che di Joyce la scrittura di Joyce non toccherà l'inconscio di nessuno. Non toccherà mai l'inconscio di nessuno, perché è un godimento autistico. Ecco, dicevo, la questione di recalcati è esattamente a rovescio. La capacità della parola di recalcati, dell'esigenza di parlare, di scrivere di recalcati, tocca l'inconscio di chi incontra. È inevitabile. È quasi matematico. È proprio, diciamo, il rovescio sul lato, diciamo... recalcatiano, la differenza tra i due sintomi, no? C'è la scrittura, perché io leggo in quell'articolo io leggo la scrittura di recalcati come un sintomo, proprio dettata dalla dimensione della necessità, dell'urgenza, ha qualcosa a che fare con la sublimazione.
Secondo me il suo percorso non va visto come un insegnamento, sarebbe quasi riduttivo, ma è un'opera. Sì. È un'opera. Va visto come un'opera d'arte il suo percorso, opera d'arte anche scientifica per il rigore, per diciamo, l'aderenza all'argomentazione precisa e il riferimento al reale. Però il taglio che produce è il taglio dell'opera d'arte. Assolutamente. Assolutamente, e dice bene, infatti in quel testo io collego tutta la questione alla questione estetica e dunque a tutta la passione estetica di Recalcati. C'è una passione. Tu sei stata coinvolta da Recalcati in delle lezioni allo IULM, mi dicevi, quindi quindi è anche un altro filone che attraversa la tua attività didattica e formativa. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo portato avanti in modo assolutamente sperimentale, perché l'Università dello IULM, anche lì per me c'è stato un ribaltamento, no? Cioè mi sono ritrovata paradossalmente nella stessa situazione in posizioni invertite, cioè è come Recalcati che arriva a psicologia del lavoro, non so come dire. Io, psicanalista, che arrivo allo IULM dove insegnano comunicazione e marketing. Cioè, ci siamo chiesti, ma che cosa andiamo a insegnare? Non so come dire, no? C'è un punto... E invece è andato benissimo, benissimo. C'è stato... Abbiamo continuato, nonostante l'emergenza Covid, da remoto, più di 150-200 persone a volta, un seminario, tre seminari sostanzialmente, quello di Recalcati, il mio che era sull'inconscio, diciamo più in generale, lui faceva la cornice, e poi il mio sul sogno e quello di Andrea Resipio sull'isteria. Quindi proprio diciamo i due punti cardini della psicoanalisi. Io vorrei approfittare della tua disponibilità, ormai stiamo... Siamo un po' divagando. Diciamo. Siamo nel vivo. E per ripercorrere alcuni concetti di questo testo è che tu maneggi profondamente nella tua attività didattica all'IRPA. Ad esempio, se noi volessimo spiegare a delle persone che non sono dei clinici o delle persone che vorrebbero diventare degli psicoanalisti, ma in ambito psicoanalitico lacaniano, cosa intendiamo, seguendo anche l'impostazione di Recalcati che riprende Lacan, però poi lo espone, lo rimaneggia a modo suo. Quando parliamo di sintomo, domanda e transfert, a cosa ci stiamo riferendo? Parole semplicissime, Monica. Parole semplicissime. Semplicissime. No, questo è il cardine, diciamo, è il cardine della domanda analitica. Questa triade è esattamente, diciamo, il punto attraverso il quale Lacan, in un testo per la direzione della cura, fa convergere, diciamo, il momento di inizio di un'analisi. Come dire, la differenza che c'è tra, per esempio, rispetto alla domanda, tra la domanda iniziale di un paziente, che è una domanda solitamente di aiuto, che si rivolge a un analista inizialmente perché c'è qualcosa che lo fa soffrire. C'è qualcosa che non funziona, potremmo dire c'è qualcosa di disfunzionale, c'è qualcosa di egodistonico, c'è qualcosa che fa soffrire il paziente. E il paziente si presenta all'inizio all'analista chiedendo un aiuto rispetto a questo, no? Quindi la domanda che in termini tecnici chiamiamo la domanda immaginaria d'entrata in una cura è una domanda che chiede aiuto, che chiede all'analista di aiutarlo a risolvere quel problema. Okay? Il passaggio fondamentale per un'entrata in analisi, e diciamo questo dà avvio all'inizio di un percorso, ma non sappiamo ancora se sarà un percorso di analisi o un percorso di psicoterapia o che tipo di percorso, o se anche andrà avanti, no? Per fare questo passaggio, per passare, diciamo, da una cura, concedimelo, psicoterapeutica, a una cura più propriamente psicoanalitica, ci vuole un passaggio di questa domanda. E il passaggio di questa domanda è da una domanda di aiuto a una domanda di sapere. Cioè, una domanda di sapere relativa al proprio sintomo. Cioè, come io stesso che lamento questa sofferenza, sono implicato in questa sofferenza. Come lavoro per produrre questa sofferenza?
Questo, diciamo, relativamente alla domanda, è un passaggio necessario. Facciamo un esempio. Io arrivo e ho un problema con il cibo. Tanto mangio e vomito. Che vuol dire questo passaggio della domanda? Qui però complichi già la situazione. Con questo sintomo è che la questione è che l'analista non sa assolutamente niente di cosa voglia dire per quel soggetto, no? Il rapporto col cibo, il difficile rapporto col cibo. Questo è un sapere che solo all'interno del discorso col paziente emergerà dal paziente stesso. Cioè, come dire, potremmo pensare l'inconscio freudianamente come un sapere che il soggetto non sa di sapere. Quindi alla domanda d'aiuto c'è un sapere specialistico che può rispondere. Alla domanda di sapere no. C'è esattamente dell'inconscio. Esattamente. E qui, diciamo, si colloca anche la dimensione che attraversa tutto il testo, perché il testo viene attraversato da due cliniche differenziali, potremmo dire. Una clinica differenziale che in realtà si fa partire proprio dalle dipendenze, no? E quindi lavora tutta la questione della diagnosi differenziale tra nevrosi, psicosi e perversione, per intenderci. E c'è un'altra clinica differenziale che attraversa il testo, che è, diciamo, sullo sfondo, ma è sempre presente, che è la differenzialità tra la psicoanalisi ed altre scienze, la psichiatria, la psicologia dell'io, il cognitivo comportamentale, seppure compare meno. Cioè c'è proprio, diciamo, questo doppio binario, almeno io così l'ho inteso. C'è un binario che riguarda più prettamente la clinica e dall'altro lato c'è un interesse a ricavare, a estrarre la specificità della psicoanalisi. Ecco, qui si colloca esattamente quello che dicevi tu. Cioè la domanda di sapere è qualcosa che pertiene alla psicoanalisi nella misura in cui l'analista si presta nel transfert, qui arriviamo al secondo termine, si presta nel transfert a supportare quello che Lacan chiamava il soggetto supposto sapere, cioè l'attribuzione di sapere sul proprio inconscio che il paziente fa all'analista, cioè l'analista si presta come a sostegno, diciamo, di questo sapere, nonostante non ne sappia niente. Allora, perché si presta? Per permettere al soggetto di far emergere questa ricerca, diciamo, che lo porta dall'analista e che lo porta a raccontarsi all'analista e che lo porta a analizzarsi. Ricordiamoci che Lacan non parla di analizzati, parla di analizzanti. Cioè il lavoro è a carico del soggetto, non è a carico dell'analista. Seppure qualcosa fa, ma rispetto al lavoro che fa l'analizzante è un lavoro minimo, cioè il lavoro dell'analista sta proprio nel supportare questo soggetto supposto sapere, nel far sembiante, direbbe Lacan, il soggetto supposto sapere, prestare la propria persona a far credere al paziente che lui in effetti ha questo sapere, quando non ce l'ha. E allora questo movimento di ricerca che si muove a partire da qui, permette l'emergere di questo sapere non saputo, cioè di questo sapere inconscio che il soggetto stesso non sa di sapere. Questa è una cura analitica, diciamo, potremmo dire. E quindi, se sì? L'analista non sa, sì? Ma per fare l'analista che cosa bisogna sapere? Per fare l'analista bisogna sapere una cosa molto difficile. Per fare l'analista bisogna, come dire, fare una formazione lunga, tanti anni. Quindi come si costruisce questo equilibrio tra il fatto che qualcosa bisogna sapere e tenere sempre ben presente che il sapere che conta in un'analisi è il sapere dell'inconscio? Questa è la grande, diciamo, la grande questione, perché paradossalmente l'analisi personale è esattamente quel percorso che permette, dovrebbe permettere almeno, di svuotare il soggetto, che in quel momento è analizzante, di un sapere universale. Cioè, dovrebbe permettere al soggetto di, diciamo, arrivare al proprio sapere non saputo, e differenziarlo dall'altro sapere, dal sapere dell'altro, cioè del paziente. Non so se mi sono spiegata, Nicolò. Cioè, questo, diciamo, è il percorso analitico. Noi sappiamo d'altra parte che
è necessario che l'analista sappia qualcosa, come dicevi tu. Cioè, quindi accanto all'analisi personale noi abbiamo la necessità che l'analista porti avanti la propria elaborazione e quindi continui a studiare, per dirla molto semplicemente, continui a studiare perché. Ma questo io, se devo dirti, in questa dimensione colloco qualcosa anche rispetto al desiderio dell'analista. Perché fin quando il desiderio dell'analista si confina nel paziente, quando c'è un interesse, diciamo, eccessivo dell'analista sul paziente, quando il desiderio dell'analista si chiude all'interno della diade analista-analizzante, qualcosa non funziona. Tutto non funziona. Puoi dire qualcosa in più su questo aspetto, perché è importante? Io credo che sia fondamentale, ma questo non è che lo dico io perché lo credo io, e punto, insomma, abbiamo dei riferimenti più importanti. Come? In questo momento lo stai dicendo tu, quindi... Ok, credo che sia fondamentale che l'analista mantenga un luogo di desiderio. Un luogo di desiderio vuol dire un luogo che non si chiuda, ma piuttosto un luogo che rimanga aperto. La necessità per l'analista di mantenere quella faglia aperta rispetto all'altro grande, in questo caso, vuol dire all'aperto, all'esterno. Mantenere il proprio desiderio aperto vuol dire anche, diciamo, permette all'analista di non richiudersi sul paziente, perché ogni caso, diciamo, porta la sua questione, ma è importante che l'analista tenga una posizione differente da tutti gli altri che quel paziente ha incontrato, per esempio, no? E allora, richiudersi nella, mettila tra virgolette, preoccupazione per il paziente, la preoccupazione per il paziente è qualcosa di deleterio all'interno del lavoro. Perché... Questa osservazione ci porta ad approfondire un'altra cosa che hai calcati in questo piso, ma anche in tanti altri. Poi un altro anno il Dipartimento Clinico dell'IRPA sarà proprio dedicato a questa questione qui del controtransfer. Sì. Perché in ambito lacaniano si distingue il desiderio dell'analista rispetto al controtransfer. Esattamente. Giusto per continuare ad approfittare della tua generosità, Monica, come possiamo distinguere queste due questioni che già mi sembravano abbozzate in quello che dicevi prima? Sì, allora, la dimensione del controtransfer è, intanto Lacan, su questo secondo me c'è sempre stata un po' di confusione nel nostro ambito e adesso in qualche modo vorrei sottolinearlo, cioè la confusione che, almeno sentendo alcuni allievi, è che non esiste il controtransfer. No, controtransfer esiste e come. Lacan dice che non va usato, ma da lì a dire non esiste il controtransfer ci passa. Non va usato all'interno della cura, dice. Cioè ci sono degli ambiti in cui lavorare il proprio controtransfer rispetto a un paziente. E quali sono questi ambiti? Uno, la propria analisi personale. Due, la supervisione. Sono i due grandi assi dei tre della formazione dell'analista, perché i tre assi della formazione analitica sono l'analisi personale, la supervisione e lo studio dei testi. Questi sono i tre grandi, diciamo, filoni su cui si struttura la formazione analitica. Ora, quindi, il controtransfer è qualcosa che esiste ed esiste normalmente, tutto ciò in cui converge l'affetto, diciamo, no? La dimensione più emotiva e affettiva, che riguarda anche l'analista nella misura in cui è un essere umano, in cui ci sono per esempio dei casi, dei soggetti che ci possono toccare più di altri, in cui le questioni del paziente che incontriamo possono evocare delle questioni irrisolte dell'analista stesso. E dunque provocare una reazione che, diciamo, in qualche modo va ad inficiare la cura. Ad inficiare la cura nella misura in cui potrebbe far dimenticare all'analista quello che ci siamo detti poco fa. Quindi cioè, il controtransfert sarebbe un mettere in campo dei propri nodi irrisolti, avendo
direi la presunzione che quello che sta venendo fuori riguarda il paziente invece che il proprio inconscio. Quindi quando esatto. Il controtransfert è l'inconscio dell'analista che entra nella cura e non permette all'inconscio del paziente invece di essere messo al lavoro. Invece l'analista è la possibilità di tenere presente il buco del sapere, cioè del sapere generale, del sapere della teoria, del sapere stesso dell'analista, per far emergere la singolarità dell'inconscio del paziente. Assolutamente, quello di cui parlavamo poco fa, no? Cioè la questione è come riuscire a mantenere aperto quello iato, quella faglia, che abita l'analista stesso, nella misura in cui l'analista sa per il paziente, è un modo della chiusura di quello iato. Dunque, torno sulla dimensione dell'importanza di mantenere aperto il desiderio dell'analista. E qui potremmo fare un intero seminario sul desiderio dell'analista, perché sappiamo che in realtà è un concetto molto complicato e molto sfaccettato, con più letture, eccetera, eccetera. Ma, diciamo, in questo contesto mi verrebbe da dire questo, che il controtransfert esiste, va lavorato negli ambienti, diciamo, deputati e soprattutto non possiamo permettere come analisti che il nostro controtransfert, diciamo, chiuda l'apertura inconscia del paziente. Guarda, adesso che stiamo parlando del desiderio dell'analista, mi è venuta in mente questa frase qua. Stiamo funzionando un po' così a livello inconscio, stiamo un po' girando. Hai visto? Era... Sì. Avevo detto che poi una volta che iniziamo a parlare ci dimentichiamo che stiamo registrando, che andrà online. E secondo me va bene così. A proposito del desiderio dell'analista, recalcati nella lezione dell'11 maggio del 99, a me devo dire che ogni volta che leggo questo passaggio vengono i brividi, e secondo me questo piccolo pezzettino qui che vorrei... È a pagina 220, Monica, non so se è lì. Sì, parla anche del desiderio dell'analista e lui quest'ultimo paragrafetto si chiama addio, che però per la gran parte di noi è diventato un per sempre. Quindi, sì. Lui dice, per concludere, diciamo, questo primo anno accademico e le lezioni, dice: è tardi, basta, abbiamo finito, vi ho raccontato tante cose, spero abbiate imparato che l'analista deve ragionare sui casi clinici come se non avessero modelli. Ogni caso è unico, un esemplare senza modello è incomparabile. L'insegnamento più alto della psicanalisi è che la clinica psicanalitica, la clinica dell'ascolto, è una clinica dell'uno per uno, tutto quello che cercavamo prima di dire. Lui lo dice molto meglio, ovviamente, sempre. Sì, ecco, lui ha la capacità, secondo me c'è l'aspetto non solo teorico, ma poetico delle sue parole. Sì. Lacan ci ricorda che in questa clinica la resistenza è sempre dalla parte dell'analista. Si tratta di sopportare il reale della clinica. Non è facile, non bisogna indietreggiare di fronte al peso di questo reale. È la formula del desiderio dell'analista che Lacan ci offre, un desiderio che sa essere deciso. Lacan dice che l'analista deve saper sopportare la dimensione insopportabile della verità. Ma cos'è la verità? E qua secondo me c'è un momento da brivido. Questo chiese un giovane monaco al suo maestro Zen. Il maestro rispose, immergendo la testa dell'allievo in un secchio colmo d'acqua. La verità è come il respiro che hai cercato in questo momento, gli disse. E qui Recalcati poi conclude dicendo, bene, possiamo lasciarci qui. Grazie per la vostra attenzione. Addio. Addio. Ecco, io credo che ogni volta che io leggo mi sento la testa immersa in quel senso d'acqua. Sì, 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 c'è esattamente. Cioè, se dovessimo dare una definizione del desiderio dell'analista, è un desiderio di sapere. Un desiderio di sapere fino in fondo. Un desiderio di, di andare a vedere, no? Un desiderio di andare a vedere cosa c'è di scabroso là. Non indietreggiare di fronte allo scabroso del reale, per intenderci, ma assumersi fino in fondo la propria posizione e condurre il paziente, e andare se stessi e condurre il paziente fin là, fino in fondo, fino alla parte più orrorifica, diciamo, del soggetto, dove il soggetto appunto incontra il proprio orrore, il proprio cacon, direbbe Lacan in un altro modo, no? La propria parte
fino a quel momento inassimilabile. L'analisi è un altro modo per dire l'analisi. Parlato del Cocon, c'è un capitolo del secondo Lacanone dove proprio Lacan parla della psicosi e della paranoia rispetto al Cocon. Sì. So che tu fra una decina di minuti ti devi collegare per fare un gruppo di studio con gli allievi dell'IRPA, però vorrei ancora approfittare di questi ultimi minuti per chiederti qual è la differenza tra neurosi e psicosi, immaginando di spiegarla alle persone gli ultimi minuti parlare che non hanno magari esperienza clinica, che fanno altri mestieri, oppure a giovani psicologi che vorrebbero un giorno approfondire questo tema. Qual è la differenza, in due minuti, qual è la differenza tra la neurosi e la psicosi? Mentre parlavi del Cacon, cioè di quella dimensione lì, mi è venuto in mente... Sì, perché se la prendiamo dal lato del Cacon, mi verrebbe subito da associarla alla dimensione dell'oggetto. E però andiamo sul complicato, nel senso che il neurotico sul complicato di... il neurotico, diciamo, è tale perché ha subito l'estrazione dell'oggetto. Cos'è l'estrazione dell'oggetto? La riduco, cerco di ridurla in super soldoni. Pensiamo allo svezzamento, per esempio, togliere l'oggetto seno, svuotare la bocca dall'oggetto seno, permette al bambino di parlare, quindi di estroflettere, diciamo, la propria pulsione. Vabbè. E di andare però verso l'altro e di approdare al linguaggio. Lo stesso accade per l'oggetto feci, lo stesso accade, diciamo, su tutta una serie di... Quindi qui abbiamo l'estrazione dell'oggetto. E l'estrazione dell'oggetto permette al soggetto neurotico, ciò che promuove è un movimento. È il movimento del soggetto verso l'altro. È quello che poi in analisi chiameremo transfert, cioè il movimento che il soggetto compie verso l'altro per riappropriarsi dell'oggetto perduto. Questo, diciamo, è la nevrosi, ok? È il movimento nevrotico. Peccato che quell'oggetto da bravo nevrotico non lo recupererà mai. E l'importante è proprio il movimento, non è tanto il fatto che recuperi l'oggetto, ma è proprio questo movimento che è un movimento vitale. Dall'altra parte abbiamo la psicosi, dove invece questo oggetto, diciamo, è rimasto incastrato, potremmo dire, nel corpo del soggetto. Lacan dirà lo psicotico ha l'oggetto in tasca. È qualcosa che non si è potuto staccare dal soggetto. Quindi soggetto e oggetto sono ancora impastati. E cosa accade? Che allora quel movimento verso l'altro è impossibile. È impossibile. Ciò che accade piuttosto è che l'altro si muova verso il soggetto e che quindi il soggetto si senta perseguitato da questo altro che vuole l'oggetto che ha lui. Cioè, non potendo operare questa separazione, questa separazione dall'oggetto, il soggetto diventa egli stesso oggetto dell'altro a questo punto. Quindi il movimento si inverte. Se nella nevrosi abbiamo un soggetto che va da se stesso verso l'altro, nella psicosi abbiamo l'altro che va verso il soggetto, perseguitandolo. Quindi questo direi... Sai, Monica, cosa mi sta succedendo in questo ciclo di telemachia? Sì. Molte persone che ho intervistato sono docenti dell'IRPA. Mi sta venendo voglia, non posso farlo perché non avrei più il tempo per come ho organizzato la mia vita, cioè di fare di nuovo l'IRPA e sentire le vostre lezioni, perché sono veramente splendide, cioè verrei a seguire, cioè da allievo le vostre lezioni, perché c'è una capacità secondo me splendida nel rendere concetti molto complicati qualcosa di... Guarda, mi è capitato anche a me di fare questo pensiero. È una cosa proprio bella questa che mi sta succedendo, cioè infatti sono... No, non mi sorprende. In alcuni momenti degli appunti quando... Sì, sì, è vero. È capitato anche a me e ogni volta che il nostro collegio docenti si rinnova, entrano nuovi personaggi, cerco sempre di capire se posso andare, se ho quel weekend libero, magari vado ad ascoltare, oppure ma... chiedo agli allievi, ma avete la registrazione?
Perché sì, perché è così, perché effettivamente il nostro, diciamo, quello che a me appare, è apparso evidente a un certo punto, è veramente la vitalità che anima ciascuno di noi in un modo diverso, no? È proprio questo desiderio che al di là della posizione della nostra anima. Solo imparare i concetti, perché ad esempio nel caso di Recalcati uno può sentire per 20 volte le sue lezioni sull'anoressia e bulimia, uno dice sì, il concetto io già, le cose già le sapevo, cioè non c'è bisogno che... Però c'è il gusto di sentirle dire da un'altra persona, vedere come le dice, come te le racconta, è come se tu rivivessi gli stessi concetti che sai, come se fossero nuovamente nuovi. E questa sì, è una cosa... Sì, secondo c'è sempre una riedizione, c'è una riedizione e in quella riedizione emerge del nuovo. C'è un resto, diciamo, che fa emergere il nuovo, è proprio così. Secondo me questo è un effetto, un qualcosa che ci ha trasmesso Recalcati. Ecco perché credo che continuare a parlare dei suoi testi, potremmo dire già li conosciamo, che bisogno c'è, è un, forse anche un esercizio, una cosa che serve a tutti noi per mantenere vivo quello che tu chiamavi prima il desiderio dell'analista. Forse essere eredi di Recalcati oggi lo potremmo interpretare come un modo per mantenere vivo il desiderio dell'analista. Sì, ma nel senso proprio, io sono molto d'accordo con quello che dici, Nicolò, perché credo che sia propriamente così, ma questo desiderio dell'analista, come diceva prima, Recalcati nella citazione che facevi, è un desiderio di verità, no? È un desiderio di verità, ma è anche assumersi la responsabilità della propria passione, per esempio, nei confronti della psicoanalisi. Per quanto mi riguarda anche nei confronti dell'insegnamento, è faticoso, no? È faticoso perché ci porta a studiare ore e ore, a rinnovarci anche nel... Però non si può fare a meno. È la dimensione vitale, è proprio la vita, è ciò che ti restituisce la vitalità. Tu leggi un testo 100 volte e torni su quel testo la 101ª volta e vedi qualcosa che prima non avevi visto. Una cosa incredibile. Cioè, cogli... un qualcosa che prima mancava. Il testo è sempre lo stesso perché è nero su bianco, no? Ma è l'inesauribilità del testo. In questo che Recalcati è un maestro, è un maestro. Ma dato che il nostro discorso sta prendendo questa piega quasi intima nel dichiarare delle nostre posizioni, tu come vedi che hai conosciuto Recalcati 20 anni fa, il percorso di Recalcati anche rispetto al futuro, cioè qual è secondo te il tragitto che sta seguendo, qual è la venatura di reale che lui sta cercando di mettere a fuoco, a cui sta cercando di dare una forma, come se fosse uno scultore che sta cercando, secondo te in che direzione sta andando? Ma guarda, a me quello che viene in mente è tutta la questione, diciamo, estetica, ma non estetica fino a se stessa. A me quello che ha colpito quando poi ho scritto quel testo di cui ti accennavo prima, quello che mi colpisce è vedere come la dimensione estetica sia un modo di trattamento del reale a 360 gradi, per esempio. Cioè l'estetica non è semplicemente l'arte. Quando io mi sono trovata a parlare di estetica e Recalcati, mi sono resa conto che per lui l'estetica è un modo di abitare, cioè la gentilezza, la cura, la bellezza del luogo, l'arte, la scrittura, sono tutte declinazioni dell'estetica di Recalcati. La gentilezza con cui accoglie e che ci raccomanda nei confronti, per esempio, dei pazienti a Jonas, che è un tratto che c'è sempre stato e che lui ha sempre messo molto in evidenza, è un modo per contrastare la pulsione di morte. Allora, la mia lettura è che tutta la dimensione estetica serve a Recalcati per tutta la lettura, l'elaborazione che ci ha fatto sopra, tutto il suo interesse, diciamo, è volto a trattare la pulsione di morte e al tempo stesso è una messa al lavoro della pulsione di vita contro la pulsione di morte. Cioè ogni volta che lui si trova di fronte al reale della pulsione di morte, che può essere nella clinica, che
può essere nei più svariati ambiti, diciamo. Il suo sforzo, ma come è successo anche adesso per il Covid, l'ho sentito parlare ultimamente in un'intervista forse alla Repubblica delle Idee, e dice questo Covid, questa che è il ritorno di una pulsione di morte, no? In modo importante, ci fa sentire l'esigenza, chiama in campo l'esigenza di uno sforzo di poesia. Cioè, come dire, bisogna controbilanciare, tanto più è la pulsione di morte, tanto più deve essere lo sforzo vitale per contrastarlo. Questa è una lezione, secondo me, questo è, diciamo, nella mia idea, la prospettiva repertoriana. Bene, questo sforzo di poesia ci salutiamo e continueremo. Bene, grazie di cuore Monica, è stato veramente splendido ascoltarti. Grazie Monica. Ciao. Grazie a te. Ciao.